Ed eccoci qua in un altro episodio del nostro diario serale, il diario della gratitudine. Ormai non ne posso più fare a meno perché so che vi fa piacere, ovviamente, ma sta facendo bene anche a me. E io oggi voglio essere grata perché è successa una cosa molto bella. Ho risentito un'amica che non sentivo da tanto tempo. Non è che non la sentivo specifico, ci sentivamo però molto, ecco, molto raramente, mentre prima era una cosa più frequente. In questo anno, insomma, ci siamo sentite veramente poco e abbiamo condiviso poco. Lei è stata presa dalle sue, diciamo, vicende personali, ha cambiato vita anche lei e insomma, ha avuto varie problematiche e io ho avuto ovviamente le mie e ci siamo un po' allontanate. Però, ragazzi, sono cose che possono succedere, ma quando c'è il bene, c'è la stima, tutto si può risolvere. Ci siamo parlate, lei mi ha mandato un messaggio, ci siamo viste per un caffè e abbiamo iniziato a parlare di noi come se quest'anno non fosse passato, come se tutto questo tempo senza aver condiviso non fosse stato niente. Abbiamo cominciato a parlare di noi e abbiamo condiviso tante emozioni, ma anche, diciamo, ci siamo raccontate tanti nostri momenti che poi abbiamo scoperto aver vissuto praticamente in comune, ma lei non me l'ha detto a me e io non gliel'ho detto a lei. Siamo state un po' due cretine, perché si poteva condividere tranquillamente io i miei momenti, lei i suoi, ed aiutarci a vicenda. Comunque, voi non lo vedete, ma Pablo sta qua, sta sdraiato, ha appena fatto il bagnetto, quindi sta rilassato. Se vedete che muovo il braccio perché lo accarezzo. E quindi, ragazzi, devo dire che sono molto molto contenta perché riprendere poi i rapporti d'amicizia per me è sempre importante, sia riprenderli che comunque conservarli. Per me l'amicizia è un valore davvero importantissimo nella mia vita. Non meno dell'amore. Questo chi mi segue da tanto tempo sa che per me l'amicizia è un sentimento uguale all'amore. Non di meno, non di più, ma è praticamente uguale perché è vero che mio marito è importante, ma sono importanti anche le mie amiche e i miei amici. E loro sono la famiglia che ho scelto. E questa vita non sarebbe la stessa senza di loro. Perciò oggi questo caffè, devo dire che è stato meraviglioso perché uno dei caffè più belli e significativi che io abbia mai preso. Io e lei eravamo sedute in questo bar e a un certo punto, sì, c'erano persone intorno a noi. Beh, ragazzi, a un certo punto eravamo come dentro a una bolla. Parlavo io, parlava lei e addirittura a un certo punto non sentivo neanche più la musica che c'era in questo bar. Era un momento solo nostro che ci serviva da un po' di tempo, ma non c'è stato nessun litigio, nessuna discussione, nessuna incomprensione. Semplicemente la vita in quel momento ci ha portato ad allontanarci e a chiuderci, ognuna nel proprio mondo, ognuna nel proprio dolore. Questa cosa mi ha insegnato tanto perché per me è stato un errore. È vero che la vita diciamo, ti dà quello di cui hai bisogno, però io penso che a volte certe situazioni si possono evitare, no? Perché io tantissime volte ho pensato a lei e lei ha pensato a me, però
sempre pensato, vabbè, dopo le scrivo, dopo la chiamo, dopo lo faccio. E invece no, ragazzi, ho sbagliato, abbiamo sbagliato a non condividere questi nostri momenti insieme, perché sicuramente saremmo state entrambe più forti, avremmo avuto sicuramente entrambe una spalla forte alla quale appoggiarsi, una spalla in più, perché anche lei ha delle amiche, anche lei ha delle persone con le quali, insomma, confrontarsi, delle persone che la sostengono, però avere una spalla sincera, una spalla forte in più, beh, è sempre buono. E vorrei evitare in futuro di fare questo errore, di ricommettere nuovamente questo errore. Perciò oggi voglio essere grata alla vita per aver riavvicinato questa mia amica veramente molto preziosa. E come sempre voglio leggervi un pezzetto di un qualcosa che ho scritto personalmente per voi. Stasera non è la frase di un libro, ma di un libro scritto da una grande scrittrice, ma sono parole che escono dal mio cuore per voi. Sono sempre stata una bambina timida. Ho fatto e faccio ancora un grande sforzo per essere socievole, spigliata. Spesso mi guardavo intorno e mi sentivo poco, con la paura costante di non essere capita e di essere in qualche modo fraintesa. Usavo gli occhi per esplorare tutto ciò che mi circondava, ma quello che mi appassionava di più era esplorare le persone, l'espressione dei loro volti, il movimento delle mani che davano vita a un tintinnio dei braccialetti, l'esplosione fragorosa di una risata o al profumo del trucco su una bella signora curata. I dettagli, adoravo i dettagli. I dettagli impreziosiscono, rifiniscono, ma non sono protagonisti. Io mi sentivo un dettaglio. Ricordiamoci che non siamo un dettaglio. Dobbiamo prendere in mano la vita, adesso. Dobbiamo esserne i protagonisti assoluti. Questa vita è una soltanto e non avremo un'altra occasione per amare, sorridere, abbracciare, parlare. Perciò fai una cosa che può renderti felice. Ma falla adesso, subito, non aspettare. Di quel ti amo, dai quell'abbraccio, fai quel sorriso, manda quel messaggio, chiedi scusa a chi senti di dover chiedere scusa, chiama tua madre, tuo padre, tuo fratello, di quel ti voglio bene. Cerchiamo di fare una cosa, anche, ragazzi, ve lo dico, non finite il video, fate subito quella cosa che adesso vi rende felice, una cosa semplice. Aprite quel libro che volete leggere da tanto, abbracciate il vostro cane, date un bacio a vostro marito o a vostra moglie, ditegli ti amo, chiamate vostro zio, vostra zia, andate dai vostri genitori, da vostro nonno, da vostra nonna, se li avete lontani, chiamateli adesso, ditegli ti voglio bene, ti amo, ti sono vicino. Fate una cosa che può rendervi felice adesso, anche semplicemente farvi un caffè, bere una, non so, una birra ghiacciata, mangiare quella merendina che in questo momento vi va. Fate una cosa per voi, fate una cosa che vi rende felice adesso, perché la vita è ora, non è dopo, non è domani, non è quando ho tempo, è adesso. Io vi ringrazio per essere stati con me anche questa sera, spero di avervi tenuto compagnia. Vi do appuntamento al prossimo video, vi mando un bacio grande grande e vi auguro la buonanotte.